Eviterei di parlare di architettura perché lo faranno fra poco Maurizio e Lorenzo raccontandovi questo progetto. Un progetto che è stato scelto evidentemente perché la ceramica ha un ruolo fondamentale e lo vedrete, ma è stato scelto questo progetto anche questo perché questo progetto porta con sé un messaggio che per la Fondazione è molto importante. Sapete che c'è questa collaborazione, è stato detto, siamo al secondo anno con Confindustria Ceramica che generosamente supporta le nostre attività, e la nostra attività fondamentale, o comunque quella che mi piace qui ricordare perché è attinenza con questo incontro di oggi, è l'attività di formazione. Noi abbiamo una bottega, la chiamiamo così, ma in realtà la bottega sono i nostri uffici di Genova e di Parigi. In questa bottega vengono accolti 14 studenti all'anno che sono selezionati da altrettante università in giro per il mondo. Questi studenti entrano nei nostri uffici, entrano a far parte dei team, non si tratta di una scuola, è un principio direi piuttosto antiaccademico, quindi non ci sono insegnanti, non ci sono lezioni, non ci sono teorie, sicuramente c'è tanta pratica. Mi piace ricordarlo perché Lorenzo, che è qui, Lorenzo Piazza, è entrato nel 2006 da noi a bottega come studente, lui è uno studente, un ex studente a questo punto, di architettura dell'Università di Genova, è venuto a Parigi, doveva rimanere 6 mesi, ha lavorato sul progetto di St. Giles con Maurizio e oggi è ancora qui, il che dimostra che comunque in qualche modo la bottega ha funzionato, insomma. E presento in due parole anche Maurizio van der Staaij, che è diciamo, decisamente un ex studente, è entrato in RPBV nel 1994, ha lavorato al progetto di Berlino, Potsdamerplatz, nel 2000 è diventato associato e come associato è stato responsabile del progetto St. Giles che vi racconterà oggi. La fondazione ha ovviamente molte altre attività, cioè l'attività dell'archivio, c'è una sede che è stata aperta nel 2008 e che via via speriamo di rendere completamente aperta al pubblico, nella quale stiamo raccogliendo il materiale di più di 40 anni di lavoro, quindi è una mole di lavoro enorme. E ci sono delle pubblicazioni, c'è un'attività editoriale, ci sono delle mostre che vengono organizzate,